Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta risottata tonno e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, mascarpone, olio evo, tonno, cipolla, acqua, sale, pepe e prezzemolo tritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il tonno. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per un minuto, 120 gradi, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua, il sale, il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Facciamo cuocere per 7 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungiamo la pasta. Mescoliamo con la spatola. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft e 2 minuti prima del termine della cottura aggiungeremo il mascarpone. A questo punto fermiamo un attimo il bimby. Aggiungiamo il mascarpone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E facciamo ripartire il bimby a velocità soft. La pasta è pronta. Impiattare, spolverizzare con prezzemolo tritato e servire. Pasta risottata, tonno e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta.